a Napoli a vedere che cosa si è inventato il Teatro San Carlo per cercare di recuperare un po' di soldi dopo i tagli alla cultura. Luciana Parisi. San Francesco di Paola. Tante ragazze a Napoli sognano di sposarsi in questa chiesa. Qualche foto in piazza, avvolti nella luce del pomeriggio, tra i palloni che tagliano l'aria, poi di corsa al ricevimento. E all'altezza di cotanto tempio non c'è che un luogo. La festa si fa nel foyer del San Carlo. Ma è una cosa nuova che. È una cosa nuova, il San Carlo fitta il foyer. Poi ci sarà un servizio di catering. Il più antico teatro d'opera del mondo, il teatro di Rossini e Donizetti, si affitta per i banchetti di nozze, dai 17.000 fino ai 40.000 euro per i più danarosi, che possono anche salutare gli ospiti dal palco reale, come facevano i Borboni. Lo stesso fa la Fenice di Venezia. Le fondazioni liriche sono in gravi difficoltà a causa dei tagli al fondo unico per lo spettacolo e in qualche modo i teatri d'opera devono ingegnarsi, come ci spiegano anche i lavoratori del San Carlo. Se il mercato chiede il matrimonio piuttosto che la Tosca, forse bisogna vendere il matrimonio. Non sono allegro, non sono contento, però prendo atto. Un momento di grande crisi e quindi penso che ognuno cerca di organizzarsi nel proprio modo. Quindi questo è un modo possibile. È uno dei tanti modi, anche se non è di altissimo livello, ovviamente non riguarda assolutamente l'arte, non c'entra niente con l'arte, è quello che potrebbe essere il tempio della tradizione operistica.